41. Tante sono le strutture sparse sul territorio provinciale se si parla di biblioteche in lingua italiana. Un vero e proprio sistema, quello delle biblioteche italiane in Alto Adige. Una rete gestita dalla ripartizione cultura del Dipartimento della Cultura Italiana della provincia di Bolzano. 19 le biblioteche scolastiche, 22 quelle pubbliche. Il panorama delle biblioteche dell'Alto Adige comprende inoltre la Biblioteca Civica di Bolzano con la sua rete di succursali, la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta ed infine 21 biblioteche mistilingui gestite in collaborazione con la ripartizione Cultura Tedesca. Una presenza radicata sul territorio, un'offerta in grado di soddisfare tutte le esigenze. Prima di tutto per tenermi aggiornata sulle notizie sia locali che nazionali, leggendo almeno 2 quotidiani al giorno. In più ci sono delle interessanti settimanali come Famiglia Cristiana, Donna Moderna, oltre a tutti anche i magazine che non si comprano, però qui si trovano e quindi è interessante leggere. Qui il servizio è veramente buono, prima di tutto l'ambiente è molto piacevole, è molto luminoso, scaldato giusto quando è il tempo che fa freddo, è il personale molto gentile, devo dire, molto gentile, quindi non vedo perché non dovrei venire volentieri in questa biblioteca, insomma. Lo trovo comunque un luogo molto interessante per frequentarlo, posso trovare molti libri e a parte questo c'è anche il mio mondo, c'è la possibilità di usare internet, i computer sono a disposizione, il personale è sempre libero e disponibile e avere comunque la possibilità di vedere sui libri quello che mi serve è sempre più bello che guardarle attraverso uno schermo. Un posto rilassante. E si può approfittare appunto della biblioteca per avere un mucchio di informazioni, sia dal punto di vista diciamo, delle notizie giornaliere per quanto riguarda i giornali, oppure anche per leggere qualche buon libro, diciamo, e per portarselo a casa. Poi il servizio è ottimo, buono, e le persone diciamo, che presiedono al lavoro sono gentilissime, no, tutto bene, insomma, bello. Una cosa veramente, è una biblioteca veramente organizzata bene e diciamo razionale, anche molto fatta proprio su misura anche di noi giovani. Le biblioteche italiane della provincia di Bolzano sono collegate in rete attraverso una serie di servizi fortemente integrati. Offrono un catalogo collettivo, 300.000 i titoli, una banca dati condivisa, 40.000 gli utenti, una tessera di prestito unica. Ogni giorno in biblioteca si compiono delle grandi sfide perché tutti quanti devono avere la possibilità di trovare ciò di cui hanno bisogno. I bisogni di informazione nella società odierna sono sempre più impellenti, per cui in biblioteca troviamo materiale di ogni genere, dai libri, DVD, CD-ROM, materiale sempre aggiornato e in continua crescita. In una biblioteca pubblica non bisogna mai dimenticare il piacere della lettura, dobbiamo continuamente stimolare la fantasia e la creatività di piccoli e grandi. Ma quando ci si occupa di biblioteche, è d'obbligo soffermarsi sul dinamismo delle strutture che gravitano intorno al mondo scolastico. Non semplici luoghi dove consultare un libro, ma spazi realizzati per svolgere una vera e propria attività didattica. Le biblioteche scolastiche sono importantissime perché è importante iniziare con la lettura fin dalla prima infanzia. Infatti attraverso la lettura, attraverso l'arricchimento che porta il guardare immagini con libri molto belli, si possono stimolare la fantasia, la curiosità dei nostri bambini e aiutare nel percorso di formazione di cittadini attivi e consapevoli. Abbiamo 19 biblioteche scolastiche che sono a disposizione per gli studenti di tutte le età e quindi invitiamo tutti a frequentare le nostre biblioteche. Ma generalmente i bambini o gli studenti delle medie vengono per svolgere delle attività laboratoriali oppure delle attività di promozione alla lettura in gemellaggio e proprio per avvicinarli a fruire di questi mezzi che sono delle cose molto importanti. I risultati non mancano,
Per quanto riguarda la mia esperienza, vedo che i bambini comunque alle elementari vengono volentieri poi anche da soli, senza nessun tipo di guida o nessun tipo di obbligo. La soddisfazione di chi utilizza giornalmente queste strutture è il migliore biglietto da visita. È la motivazione giusta per cercare sempre di migliorare. Le biblioteche scolastiche da chi vengono utilizzate? Vengono utilizzate naturalmente dagli insegnanti, dagli operatori scolastici, dai genitori e ovviamente dai bambini e dai ragazzi che frequentano le scuole del territorio. In sintesi, i compiti della biblioteca sono due: avviare i ragazzi al gusto della lettura, quindi promuovere la lettura, e fornire loro degli strumenti per poter svolgere in maniera autonoma dei percorsi di ricerca. I risultati ottenuti negli ultimi anni sono il frutto di un notevole impegno a tutti i livelli. Tra le colonne di un sistema che si è dimostrato vincente figura la programmazione degli acquisti in forma coordinata, l'introduzione di nuovi servizi come quello di SMS Library e del prestito autogestito Self-Check in fase di sperimentazione. È notevolmente aumentata la quantità e la qualità dell'offerta delle biblioteche, che si sono sempre più trasformate in piazze pubbliche, dove il cittadino diventa protagonista consapevole della propria crescita culturale.